E rimanendo sempre nell'argomento donne, insomma nel mondo della femminilità, abbiamo come ospite Beppe Costa che salutiamo naturalmente e che ci ha proposto di leggere il capitolo 31esimo della Vita Nova. E io però ci darei anche a introdurre Beppe perché insomma è un poeta, uno scrittore importante, ha avuto per tanti anni una casa editrice Pedicano Libri. E soprattutto è stato un caro amico di Dario Bellezza, per cui per noi, diciamo, della Puglia è anche, diciamo, un testimone di una, non dico del Novecento, però di una, come di un ambiente letterario romano legato comunque a un'epoca, per cui. Anch'io ho conosciuto Dario Bellezza, sono sì, per poco tempo, breve tempo, ma ho avuto questo onore e questo piacere. Era un personaggio veramente straordinario. Mi fa piacere che oggi ricordarlo, insomma, Certo. perché poi se ne parla relativamente poco, Se ecco, ne solo parla tra poco addetti ai di lavori, Pedicano, ma sì. non. Sì. Ma anche, non so, forse 2 anni fa o l'anno scorso c'è stato l'anniversario della sua nascita, insomma, c'era qualche ricorrenza e è stato fatto veramente poco. Poco, sì, proprio poco. Quindi, insomma, Però, è giusto esatto. ricordarlo. Mi sentite? Sì, Beppe, Sì. sì. Però, insomma, siamo riusciti a ristampare, a fare ristampare tutte le poesie. Vorrei che si ristampasse anche almeno L'Innocenza, che è uno dei romanzi brevi di Dario. Non so, qua il PC mi diceva nulla. Boh, vabbè, è importante che Sì, mi sentite. Ho scelto questa che riguarda il dolore, visto che molte coppie che non sono abituate ai divorzi si stanno distruggendo grazie al virus. E oltretutto, fra pochi giorni c'è anche la festa della donna. Alla donna gli si fa la festa. Una volta, appunto, si scriveva o l'amante deluso. O scriveva o si suicidava. Adesso preferisce suicidare lei. E questa è una cosa terribile. Quindi ho scelto questo perché per questa occasione. Vi ringrazio dell'invito e saluto tutti questi vecchiacci che ci sono qua. Che ci fai tu, giovane, giovane fanciulla? Va bene, grazie dell'invito. Prova a leggere anche se i miei occhi si commuovono, sempre diventano trasparenti. Ma è Infatti, metto gli l'incipit. occhiali, ma ci vedo peggio. No, ci vedo meglio. Gli occhi dolenti, per Perfetto. pietà del cuore, hanno di lacrimar sofferta pena, sì, che per vinti sono rimasi ormai. Ora sì voglio sfogar lo dolore che a poco la morte mi mena. Convenimi parlar traendo guai. E perché mi ricorda che io parlai della mia donna, mentre che vivia, donne gentili, volentieri con voi. Non voi parlare altrui, se non accor gentile che in donna sia. E dicerò di lei piangendo, lui che si ne gita in ciel subitamente. E ha lasciato amor cieco, meco, dolente. Ida, né Beatrice in l'alto cielo, né reame ove gli angeli hanno pace, e sta con loro, e voi donne, allassate. No, l'acidosse qualità di gelo, né di calore come l'altre face, ma solo fu e sua gran benignitate, che luce della sua umilitate passò lì ciel con tanta vertute, che fe maravigliar l'eterno sire. Sì che dolce disire le giunse di chiamar tanta salute e felia di qua giù a sé venire perché vedea che sta vita noiosa non era degna di sì gentil cosa. Partisse della sua bella persona piena di grazia l'anima gentile ed essi gloriosa in loco degno. Chi non la piange quando ne ragiona? Core ha di pietra sì malvagio e vile che entrano il puote, spirito benegno. Non è di cor villan sì alto ingegno che possa immaginar di lei alquanto, e però non li vien di piangere doglia, ma vien tristizia e voglia di sospirar e di morir di pianto, e donne consolar l'anima spoglia chi vede nel pensiero alcuna volta quale essa fui.
e come la ne è tolta. Dannomi angoscia, gli sospiri forti, quando il pensiero nella mente grave mi reca quella che mal cor diviso. E spesse fiate, pensando alla morte, venemi un disio tanto soave che mi tramuta lo color del viso. Nel senso che se vuoi continuare, concludere, non c'è problema, insomma. Va bene, sì. Sapevo che i minuti erano pochi. E continuo allora. E quando l'immaginarmi vien ben fiso, giungemi tanta pena da ogni parte che io mi riscuoto per dolor chi sento, e si fatto divento che dalla gente vergogna mi parte, posce piangendo solo il mio lamento, chiamo Beatrice e dico: oh, tu morta. E mentre che io la chiamo mi conforta, pianger di doglia e sospirar d'angoscia, mi strugge il cor ovunque sol mi trovo, sì che ne increscerebbe a chi m'audesse. E qual è stata la mia vita poscia che la mia donna andò nel secol nuovo? Lingui, non è che dicer lo sapesse. E però, donne mie, purché io volesse, non vi saprei io dir ben quel ch'io sono. Sì mi travagliar l'acerba vita, la quale sì invilita, che ogni palpit mi dica, io t'abbandono, veggendo la mia labbra tramortita, ma qualch'io sia, la mia donna il si vede, ed io ne spero ancor da lei mezzede. Pietosa mia canzone, or var piangendo, e rituova le donne e le donzelle, a cui le tue sorelle erano usate di portar letizia, e tu, che sei figliuola di tristizia, vatten disconsolata a star con elle. Credo che questo sia un anticipo della Divina, della Commedia, perché il linguaggio è ancora più, credo, io non sono esperto, e poi i ricordi di scuola sono molto lontani. Credo di essere il meno giovane, diciamo così, fra di voi. Quindi ho ricordi anche. Dunque, la vita nuova è stata scritta quando il poeta aveva intorno ai 27 anni, esatto. Tra il 1292 e il 1293. Ed è sì dedicata a Beatrice. Sappiamo che questa è sicuramente l'opera più autobiografica del poeta, e qui si sentono proprio tutti gli accenni allo stile provenzale, perché la donna qui è angelicata, però attenzione, perché ci sono sempre dei piani di lettura diversi, lo scopriamo dopo nella commedia. E allora la gentilezza della figura femminile adombra un ideale artistico, quindi non è soltanto la figura femminile a parlare, ma è anche tutto quello che è il concetto, cioè dietro tutta la concezione di Dante e dell'epoca di Dante, dei suoi studi, che poi subito dopo la Vita Nuova lui scrive il Convivio, quindi che lo sta piano piano avvicinando a quella che è la sua opera maggiore. E attraverso tutti questi passaggi, l'intera composizione sì è dedicata a Beatrice, ma è anche un omaggio alla perfezione, e l'idealizzazione si fonda su questi elementi di culto devozionale, quindi una mistica trasfigurazione di questi sentimenti, che poi arriveranno a una conclusione elevata, alta, che è quella che sappiamo della Divina Commedia. Quindi è un passaggio senza il quale, naturalmente, diciamo che è propedeutico alla Divina Commedia.